questa sfida. Proseguiamo subito speditamente presentando il nostro ospite di oggi. Beh, lui è un uomo irresistibile, nel senso che conquista le donne facendole ridere. È un attore, ma non solo. È qui con noi Antonio Giuliani. Ciao, grazie. Antonio, ciao. Monica, buongiorno, grazie. Benvenuto. Grazie. Qua? Certo, questo considera che questo è il bar della salute. Ah, il bar. Ora il problema è arrivare sopra, salire. Aspetta che provo a fa. Oh! Lei, lo ecco. Sapevo io che questa sarebbe stata. Ce l'ho fatta. Devo scendere mi dai una mano, Monica? Ma certamente. Lo sapevo, sarebbe stata una puntata, sarà una puntata all'insegna della risata e del divertimento con te. Devi sapere che oggi parleremo di melanzane. E quindi, di melanzane, sì. Come sempre, ti ho fatto preparare una bevanda. Questo è un tè alle melanzane, un tè fresco, è un tè estivo. Non ti, mi sembri molto convinto. Ma devo berlo? Certo. Io? Certo. Nella mia puntata c'è la melanzana. C'è la melanzana, non sei contento? Guarda felice. L'Italia è una delle più grandi produttrici e consumatrici di melanzane nel mondo. Proprio a te, toccata. È proprio io, cioè il mondo siamo insomma, 7 miliardi, quindi devo assaggiarla io. Poi scopriremo comunque le proprietà nutrizionali con i nostri esperti. Okay. Ma adesso noi vogliamo sapere come mai, come fai a diventare, a essere così magro? Così magro? Ore di palestra, immagino. Ore e ore di palestra, sì. A Roma si dice fai palestra, sì, ma di cognome. Questa è una battuta ormai ricorrente. No, io non faccio palestra, cioè faccio palestra nel senso che faccio 2-3 ore di palestra, nel senso che quando vado a casa ci passo davanti tante volte e allora solo con lo sguardo riesco poi a dimagrire. No, a parte gli scherzi. Ah, solo con lo sguardo? Non sono un palestrato, cioè nel senso non sono uno che va in palestra, però forse avendo questa corporatura così minuta è più facile, capito, rimanere magro, capito? Uno alto deve magari mettersi in forma. Ma di la verità, a te piace cucinare? Cioè tu le donne, oltre a conquistarle con il sorriso, facendole ridere, le conquisti anche con le cene romantiche? Lo sai che adesso ultimamente a noi donne piace molto l'uomo che cucina, Guarda, ti devo dire, hai preso due cose che non faccio, che è la palestra e cucinare. Noi ti stiamo scoprendo, state scoprendo tutte cose che non faccio, no, nel senso che non sono proprio in grado di cucinare, insomma. Sono bravissimo ad aprire le scatolette, qualunque scatoletta. Quindi tonno mais, pomodori. Sono velocissimo. Meno male che estate. C'ho una velocità, infatti ho detto mais proprio perché sto per un'insalata fresca. Ho provato, devo dire la verità, ho provato. Mi esce solo un po' la pasta aglio e olio, insomma, ecco. Beh, insomma, anche questa può essere un piatto. Non so se conquisterai molte donne con la pasta aglio e olio, però... E infatti sono da solo. Ci sarà un motivo se sono rimasto single. Senti, ma allora, quali sono le tue abitudini giornaliere? Cioè, tu ti svegli la mattina, ti prepari il caffè? Assolutamente sì, rigorosamente il caffè, perché il caffè, tutti noi italiani, quando ci alziamo la mattina facciamo il caffè. Il problema è quando andiamo un po' di corsa, no? Che magari devi uscire molto velocemente da casa. Allora, io la moca. La moca è fondamentale, cioè la macchinetta, la moca sul fuoco, acceso, appena acceso. E adesso però noi vogliamo tutto e subito, hai visto? E tante persone magari mettono la moca sul caffè e sul fuoco acceso, accendi il fuoco, non esce, ma dagli un tempo, cioè avrà un tempo il caffè, no? Allora dice, vabbè, intanto che il caffè esce, vado al bagno così, mi lavo, mi anticipo. Tu appena vai, esci dalla cucina e vai al bagno, la macchinetta lo sa, proprio chiama il caffè, dice, guarda che sta al bagno, puoi uscire. Ora, che la cosa bella è che tu dal bagno senti l'odore, sai che è uscito il caffè, ma non sai che non puoi rifartelo. Io ho visto uomini con la cannuccia sulla macchina del gas, dice tanto non posso rifarmelo. Comunque, e almeno gliela pulisco anche. Continueremo con te la nostra chiacchierata, soprattutto parleremo del tuo spettacolo, ma adesso iniziamo la nostra puntata con la sigla. Vai,